Ciao Grullaia, benvenuti in questo nuovo video dei Brothers. Io sono Rick e oggi siamo ritornati qua su un deck troll. Era un pochino che non ne facevo perché comunque ormai i deck di Ultra Prisma sono finiti, in poche parole, perché ormai c'è rimasto ben poco da fare se non i deck quelli forti. Quindi nel frattempo andiamo a ripescare qualche deck che non sono riuscito a fare in passato e che mi avete consigliato voi. Questo in particolare me lo consiglia Aurora, che ormai è diventata la mia consigliera dei deck, dove in live mi aveva sfidato con questo deck di Wormadam, un Pokémon che diciamo è un po' primaverile perché ha questa pigna incastonata nell'albero con un braccio nella testa, molto strano e particolare, che ha diciamo quel suo fascino trollificante, perché con tre energie che comunque non sono poche ma si possono comunque assegnare abbastanza rapidamente, se Motim è nella tua panchina questo attacco infligge 60 danni in più oltre ai 60 che già fa, quindi sono 120 danni di base. In più Motim ha un'abilità che prima di attaccare può spostare un segnalino danno da uno dei Wormadam a un altro dei tuoi Pokémon, quindi gli andiamo a levare i danni e gli smaltiamo, gli ridiamo vita. Poi diciamo gli ho messo, meglio abbiamo messo il Salazol per dare quel tocco troll, per aiutare, perché facendo comunque 120 danni non sono sufficienti per shottare la maggior parte dei Pokémon, quindi grazie a Salazol lo andremo ad avvelenare e a bruciare. In più con la palestra di Zondopoli l'avvelenamento diventerà triplo, quindi molto infame. Se non ci spunta il Salandid, andremo con il raggio ipnotossico. Poi ovviamente getto di involuzione ci sta da 10 e lei ci aveva messo il Tapulele che io non ho, quindi ho deciso di metterci due Shaymin per far girare un po' il mazzo, e diciamo lo Shaymin si può usare come Pokémon per far prendere il danno di Wormadam, anche se ci vorrebbe un Pokémon più forte come sarebbe il Tapulele. Inoltre per dargli più danni abbiamo messo una bella benda scelta che fa 30 danni in più. Energie doppie qua sono obbligatorie. Prima di andare con la partita però vi ricordo che in descrizione trovate il link per comprare codici a prezzo scontatissimo, sito del Professor Oak. Altri vi ricordo che c'è il mio Instagram, seguitemi se non vi ammazzo di pote. E detto questo andiamo a trovare un avversario. Avversario trovato, andiamo a vedere che cosa ci riserva il gioco. Un deck acqua normale, vediamo un po' cosa sarà. Allora lancio la moneta e perdiamo, perfetto, perfetto. Ragazzi, di solito quando perdiamo il lancio vinciamo qualcos'altro, ovvero la gloria. Partiamo subito con una mano molto buona, abbiamo sia Wormadam che Motim, quindi al turno dopo, appena possiamo, andremo ad evolverlo per bene. Abbiamo anche la palestra, professoressa Aralia, che ok. Ho visto che ha un Gyarados strano, nel senso di quelli normali, niente di che, però peschiamo una carta e ci esce un'energia. Non male, lui ha un Palkia, e Palkia è Glalie, quindi il classico deck di Mega Glalie che è veramente infame. Però abbiamo Shaymin che non ci serve a niente, mettiamo l'energia, la benda scelta, palestra di Zondopoli e mettiamo Shaymin, vediamo che cosa ci esce fuori. Vediamo un po' se magari c'è un altro Burmy. Perfetto, caffè, raga. Al turno dopo possiamo fare i danni, quelli veri. E vediamo quanto leva. Pam! 80 danni perché ovviamente ha debolezza. Quindi sono 10 più 30 della benda più altri 40 per la debolezza. Il telefono sa da mutare. Intanto lui mette l'energia al Glalie EX che fa diventare un Mega Glalie e passa il turno. Ora noi possiamo intanto evolverlo in Wormadam, anche se avremmo potuto fare più danni con il Palkia, però meglio non rischiare. Mettiamo il Motim, con questo ci prendiamo una sola energia perché così poi andiamo a usare Professoressa Aralia, dove non si sa mai cosa ci esce, però se andiamo così vediamo cosa ci può uscire. Perfetto, il Sandit ci esce anche la doppia, però vabbè, la metteremo al turno dopo, anche se è un po' sprecata, ma va bene. Allora, adesso direi di attaccarlo con un Silico Spruzzo, che sembra proprio un attacco di merda, però fa i suoi 60 danni. Ora ho un po' paura per questo Mega Glalie, perché fa un botto, ma veramente un botto di danni, proprio quelli assatanati. Un deck veramente, ai tempi era anche carino e forte. Allora ci fa 40 danni.
Adesso andremo a sfruttare l'abilità di Motim, ovvero quello di levare i danni. Lui ci fa 100 danni più 150 se ha dei segnalini danno, quindi veramente cancro assurdo. Ora direi innanzitutto di mettere la doppia perché non ci sono uscite altre energie. E leviamo i danni perché sennò muore. Gli diamo a Shaymin, anche questo a Shaymin, questo a Salandit, che almeno gli andiamo un po' a distribuire, tanto gli diamo i Pokémon che non ci servono, anche a Motim che tanto serve solamente per l'abilità. Poi direi che possiamo, vediamo un po', lui ci fa 10, ci fa 100 danni più 100, altri 150 in più se ha 10 danni assegnati, quindi non avendone lui muore. Ma vediamo un po' che cosa ci esce fuori. Due carte premio e ci esce un Elisio e un getto di involuzione che andremo ad usare contro il Mega Glalie. Guzman, questa non ci voleva, però comunque abbiamo pietra lieve, ci butta giù il Motim e questo è un danno assai grave, assai grave. Però comunque abbiamo la Ultra Ball, quindi ci possiamo riprendere un altro Motim andando a scartare qualcosa che non ci serve, come Colette. Perfetto, quindi con la Ultra scartiamo Colette e la pietra lieve. A questo punto ci riprendiamo il Motim, che è l'ultimo perché non ne ho più. Adesso lo andiamo ad evolvere e a rifare i danni, quelli seri. Ora facciamo evolvere il Salandit, eccolo qua, bruciamo e avveleniamo ovviamente. Quindi sono intanto 50 danni a turno per ora. In più lo disievolviamo, chiamiamolo così. In questo modo al turno dopo si può rifare l'evoluzione. Sono 150 danni più 50, 200. Adesso se lui non ha altri Pokémon da mettere in panchina, cosa che dubito viste le sue migliaia di carte, e conoscendo un po' il deck sicuramente avrà qualcosa da mettere. Vediamo un po'. Ecco qua, mette il Manaphy, quindi sicuramente andrà a ritirare il Mega Glalie con l'abilità. Invece no, usa Mal. Non è sprecata, nel senso, perché ritirando il Mega Glalie lo rifulla della vita, detto proprio malissimo. Ok, lo va a ricaricare in questa maniera. Vediamo un po' se avrà qualcos'altro per dare altre energie. Infatti distintivo acqua mi sembrava abbastanza scontato che non ce l'avesse in questo deck. Quindi il suo Glalie ha già due energie. Questo può ritirarlo e farci danni al nostro Pignificio. Ecco qua, ce l'addormenta pure. Adesso non so che cosa fare, però raggio ipnotossico, ok, lo andiamo ad avvelenare. Non si addormenta manco per il cazzo, ovviamente. Salazol sarebbe inutile. A questo punto direi che possiamo anche passare il turno. Passiamo il turno perché tanto non possiamo fare nulla. Intanto lui si becca questi 30 danni. Ora, fossi in lui, probabilmente ritirerei Glalie, così da evitare altri ulteriori danni. Oppure lo evolverà. Se lo evolve, passa il turno e si leva l'avvelenamento, cosa che poi gli andrò a ridare con Salazol. Lo ritira Guzman un'altra volta, quindi con Guzman mi metterà Shaymin, così per prendersi due carte premio. Ecco qua, Mega Glalie, se mi esce un'energia godo e sbrodo, invece no, esce una Pignalessa. A questo punto usiamo Salazol e lo riavveleniamo di nuovo e lo bruciamo anche, quindi molto bene così. Usiamo N, rischio un po', eccolo lì, raga, godo, c'ho anche pietra lieve dove non mi serve l'energia, usiamo pietra lieve, così ci risparmiamo le poche energie che abbiamo. Ecco qua, Wormadam, buttalo giù, Mega Glalie, muori per Diana. Ecco qua, 180 più 50, 230 danni e il nostro Pignificio va a vincere, ecco qua. Acromio ed Elisio, adesso bisogna stare attenti perché lui, ok, fa 60 danni. Con la Ultra Ball si va a prendere un Lapras GX, attenzione, molto forte. Io non ho neanche, ho un getto di involuzione, non ho neanche un altro Salandit a portata di mano, quindi mi toccherà farlo fuori proprio potentemente. Ora, se il mio Wormadam regge, per non si sa quale motivo potrebbe anche morire, magari carica il Lapras all'improvviso con, ecco, con il distintivo acqua. Vediamo un po', gli va a dare un'energia, vediamo un po' se ha altre cose per caricare il Lapras. Sub Ball non serve. Se tutto rimane così, potrei shottargli il Manaphy o lo Shaymin, dipende un po' chi mi mette. Preferirei shottargli il Manaphy, che è più facile perché Shaymin ha resistenza, quindi non so se facendo bene i conti
muore. Volendo in questo deck si può mettere anche delle energie vigore che non ho messo, però volendo si può fare anche così. Adesso a questo punto io con Elisio gli vado a mettere il Manaphy e andiamo a vincere questa partita molto carina. Eccolo qua, 150 danni e niente raga. Questo era il deck di Wormadam. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Io vi aspetto in un prossimo video. Consigliatemi qua sotto altri deck troll da fare prima che diciamo esca la nuova espansione. Magari se conoscete già dei Pokémon che usciranno con la nuova espansione, consigliatemelo, scrivetemelo sotto nei commenti. Noi ci si vede alla prossima. Ciao a tutti.